Tra poco vado in vacanza, tra poco vado in vacanza, tra poco vado in vacanza. Tra poco si va in vacanza, tra poco. Pronto? Ok, sono talmente esaurita che stavo valutando di non rispondere, ignorando totalmente il fatto che stavo aspettando un pacco e il mio citofono non funziona, quindi avevo proprio dato indicazioni al corriere di chiamarmi. Però, a parte questo, è arrivata una cosa molto entusiasmante, che riguarda anche il video di oggi, per cui ve la faccio vedere subito. Forse, se ci fanno lavorare, non ci faranno mai lavorare. Dobbiamo spostarci di là. Andiamo. Eccoci qua. Allora, dicevamo, ho preso questo libro qua perché ieri avevo letto un post di Maria Beatrice Alonzi, che è l'autrice di questo libro qua, Il libricino della felicità. Questo post mi ha colpito proprio dritto nel cuore, così come tutti gli altri che fa lei, ma questo in particolar modo. E allora sono andata a comprare questo libro e un altro in versione Audible e lo ascolterò in viaggio e probabilmente coprirà tutte le ore verso la prima meta. Ma questo post parlava dell'importanza di ascoltare se stessi, le proprie necessità e di non dover cercare per forza di piacere a tutti. Mi sono trovata proprio descritta alla perfezione in quel post lì e quindi ho detto che era il caso di approfondire questi argomenti qua. Il discorso è questo: il viaggio che sto per intraprendere è un viaggio che farò da sola. Un road trip che farò da sola perché è uno dei modi in cui amo viaggiare, perché ho notato di me che sono una persona che ama fare tante cose, saltare da un'attività all'altra e anche nei viaggi funziona allo stesso modo. Non mi piacciono le cose troppo impostate, mi piace fare tanti giri, scoprire nuovi posti. E mi sono organizzata un bel viaggetto, organizzata per modo di dire, nel senso che ho deciso la meta, sarò in Italia, non andrò all'estero, ho valutato per qualche istante la possibilità di andare all'estero e fare una roba del genere, ma essendo il mio primo viaggio da sola, non mi sono voluta spingere così tanto e così tanto fuori dalla mia comfort zone. Perché per iniziare vorrei fare una cosa un pochino più safe, rimanere comunque in Italia e vicino alle persone care che se dovessero aver bisogno di me posso raggiungere o io se dovessi aver bisogno di loro mi possono raggiungere senza troppe difficoltà. Non vi svelerò tutto quanto perché sennò che gusto ci sarà poi di seguirmi nella mia avventura, ma nel video di oggi vorrei condividere con voi i preparativi per questo viaggio qua. Sarà un road trip, partirò con la mia macchina e farò un po' di tappe. Per la precisione avrò 1, 2, 3, 4 hotel diversi, dove nei primi 3 dormirò una sola notte e nell'ultimo mi fermerò per 3 notti. Perché 3 notti? 4 notti, infatti mi sembrava dai conti, non mi tornava, perché nell'ultima tappa ci sarà un po' di tutto, città, relax, mare e sport, tutto quello che amo fare. Allora, su questo foglio qua mi sono segnata in modo proprio stringato le cose fondamentali da sapere. Proprio l'at a glance ad uno sguardo il viaggio, il giro che mi sono organizzata perché rischio di dimenticarmelo, lo so, l'ho fatto io, però rischio di dimenticarmelo.
gli hotel che ho prenotato con check-in, check-out, indirizzo se la colazione è inclusa o meno, e poi le cose da vedere, proprio le cose più importanti da non perdere in ognuna delle tappe. Infine, ho fatto una cosa molto divertente, che è quella di assegnare dei mood ad ognuna delle tappe. Cosa significa? Mi sono proprio guardata delle foto della destinazione e ho cercato di dare dei colori, dei mood e con una parola il tipo di attività che andrò a fare in quella destinazione lì. Questo l'ho fatto perché aiuta tantissimo nel sapere che outfit mettere in valigia, e uno importantissimo perché deve essere adatto al tipo di attività che andrò a fare, e due, fondamentale per scattare delle bellissime foto, fare dei bellissimi video, quindi contenuti per i social per me, ma questo è fondamentale per tutti perché per scattare delle belle foto in vacanza è fondamentale vestirsi un po' in palette con il posto in cui vi trovate. Questo è proprio una legge fondamentale per avere delle foto bellissime, armoniose e che siano belle, perfette con il minimo sforzo, perché in vacanza non ci vogliamo sforzare troppo. Detto questo, partiamo con l'organizzazione di tutto quello che servirà a portare in questo viaggio. Valigia, valigia con i viveri, macchina. Dobbiamo pensare a un bel po' di cosine per far sì che poi il viaggio sia un momento di spensieratezza, perché ci avrò pensato prima a tutto quello che potrà servirmi e non trovarmi in difficoltà. Prevedere il prevedibile per poi rispondere sul momento all'imprevisto. Partiamo dalla cosa fondamentale per questo viaggio, che è l'auto, perché siccome sarà il mio mezzo di spostamento in questo viaggio, devo assicurarmi che sia in perfette condizioni, perché altrimenti rimango a piedi e crolla tutto il mio castello. Come prima cosa bisogna assicurarsi che sia in ottime condizioni a livello proprio di funzionamento, poi però bisogna anche pulirla perché bisogna anche renderla un ambiente piacevole in cui passare del tempo, visto che è un road trip e si passano molte ore in auto. Infine, siccome non mi voglio preoccupare di sporcare l'auto o macchiare i sedili, ho comprato già l'anno scorso questi rivestimenti per i sedili e li andrò a mettere dentro l'auto per proprio fare una vacanza stress-free. Se decido di fermarmi a caso in un posto e tuffarmi nel mare, devo poterlo fare e devo anche poter poi risalire in macchina senza docciarmi e senza in tutto questo preoccuparmi che macchierò il sedile. Poi ovviamente io sarò da sola, però anche i sedili sperli ricopro perché in questo modo posso lanciarci sopra delle cose che devo portarmi dietro e non mi devo preoccupare di sporcarli. Altre cose fondamentali da tenere a mente, e man mano che parlo con voi sto facendo brainstorming e ovviamente mi compilo la mia checklist di cose che andrò a comprare, sono un kit pronto soccorso che non è obbligatorio per legge, ma che è bene avere in macchina. Poi devo controllare il liquido per i cristalli, fondamentale, perché sennò si sporcano i vetri e non si vede un tubo. Poi devo controllare se ho ancora tutti i prodotti per la pulizia della macchina, perché se succede qualcosa devo averli. Infine, la mia macchina è diesel e quindi devo controllare la di blu che sia bello pieno, e poi man mano che andiamo avanti, se mi viene in mente altro, ve lo dico. Intanto la macchina così dovrebbe essere ok, ma anche una cosa che mi dimentico tutte le volte, i sacchettini per la spazzatura, perché in viaggio magari a volte si mangia, si beve, si produce della spazzatura che puntualmente non sai mai dove mettere, e quindi un sacchettino è utilissimo. Parliamo ora delle altre cose fondamentali senza le quali non posso vivere. Ovviamente esagero perché
si può fare meno di quasi tutto, ma ci sono delle cose che mi piace avere, diciamo così. Il bollitore, le tisanine, il caffè, questo fondamentale, il burro d'arachidi, un po' di miele o della marmellata, la tazza termica, il thermos per l'acqua, per evitare di bere acqua calda durante le camminate e un contenitore per i pranzi a sacco, così come dei cracker per emergenze. Infine, siccome questo sarà, abbiamo detto, anche un viaggio un po' spirituale, mi voglio portare delle letture, quindi a parte l'audiolibro di Maria Beatrice Alonzi che si intitola Non voglio più piacere a tutti, mi voglio portare il libricino della felicità da leggere e poi questo che ho iniziato a leggere, ma che non sto riuscendo a leggere perché non ho mai tempo. E in vacanza, visto che non avrò il computer dietro, lo lascio a casa di proposito, leggerò. E vorrei leggere anche questo libro qua, che è di Michele Mezzanotte, Il vero amore, non, tra parentesi, è un mito. Non lo so ancora se è un mito o meno, perché non sono arrivata a quella parte lì, però è un libro che ti dovrebbe aiutare a liberarti dalle relazioni tossiche. E questo è una piccola anticipazione di quello di cui parleremo a settembre, quindi stay tuned. Visto che avevamo parlato di lasciare il computer a casa, questo implica anche un bel po' di cose. E il fatto che io sono una content creator, ho bisogno di portarmi dietro un po' di tecnologia e siccome non riesco mai a limitarmi abbastanza nelle riprese, ho bisogno di portarmi dietro tante SD per non rimanere senza memoria, letteralmente. Ho tirato quindi fuori tutte le cose, tutta la scatoletta con le mie attrezzature digital. Ho trovato un po' di SD, dovrei essere coperta, però devo un attimo. Scusate, sono nel buio. Devo un attimo controllarle, ripulirle e vedere se possono funzionare. Altra cosa fondamentale è il power bank, perché visto che sarò in giro molto e non avrò sempre accesso a una presa, devo assicurarmi di avere modo di caricare il cellulare. Abbiamo la macchina fotografica, la sto usando in questo momento qua. Fondamentale il laccetto perché devo avere anche le mani libere. Questo zainetto qua servirà per portarmi dietro l'indispensabile e caricatori. Ovviamente le cuffie e qualcosina per scrivere. Abbiamo detto viaggio spirituale e il viaggio spirituale non può non essere accompagnato da un quaderno su cui prendere appunti. Le ultime due cose che mancano all'appello sono gli outfit e i prodotti necessari in viaggio. Per i prodotti funziona la stessa regola che utilizzo sempre. 2 giorni prima della partenza comincerò a preparare le pochettine, i beauty con i prodotti e man mano che li utilizzo mi ricordo che mi servono e quindi li metto dentro il beauty. Sfrutterò un sacco di campioncini, confezioni mini che ho accumulato nel tempo e che è arrivato il momento di consumare perché altrimenti perdono tutte le loro proprietà e infine una cosa fondamentale sono gli outfit che ho deciso di organizzare in questo modo. Per le 3 notti che dormirò in hotel diversi, avrò delle sacche tipo questa. Non vi farò vedere che vado a comprare le sacche apposta per questo viaggio qua, non mi interessa. Tutte quelle robe là, organizzatori, bellissimi, utilissimi, ma in questo momento sono al risparmio e non voglio spendere soldi inutilmente. E queste sacche qua possono svolgere assolutamente benissimo lo stesso compito. Metterò dentro esattamente l'outfit che mi serve per il giorno dopo, di modo da tirarlo fuori, metterlo nella valigina che mi porterò in camera
e indossarlo l'indomani, e la stessa sacca servirà per mettere via i vestiti sporchi del giorno prima. E non dovrò tutte le volte tirarmi giù dalla macchina tutto il bagaglio, che può invece diventare una cosa veramente antipatica e stancante, e non vogliamo che succeda. Quindi questa è una delle cose che possono facilitare questo passaggio da un hotel all'altro, che già in sé è una cosa un po' scomoda. E poi, ovviamente, stesso ragionamento per le scarpe. Ho preparato tutte le mie sacche per le scarpe, e queste ovviamente le ho lavate, pulite, preparate per le scarpette da mettere in valigia. È tutto per questo brainstorming insieme. Non so se ci saranno altri video in mezzo, perché oggi siamo l'11 di agosto. Questo video lo starete vedendo il 14, dopodiché mi voglio fare anche un po' di giorni di pausa anch'io e organizzare bene la partenza, che sarà il 20. Mi mancherete tantissimo, ma è necessario per me per ritrovare un po' la mia creatività, ritrovare un po' i miei spazi e trovare nuove idee per nuovi contenuti. Quindi sarà un'assenza produttiva, questo ve lo prometto. Detto ciò, è tutto per oggi. Io vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo al più presto. Nel mentre, però, passate delle buone vacanze, mi raccomando. Gli outfit veri e propri li vedrete direttamente nel video del viaggio, altrimenti che gusto c'è? E nel frattempo, che devo dire, prendetevi cura di voi e alla prossima. Ciao!